Buongiorno, buona videopillola, Macedonia musicale sanremese, non faccio più introduzioni, sapete che parliamo del festival e di chi è chi nel festival. Siamo nel 1997 a Roma, nasce una bambina che si chiama Margherita Carducci, poi come nome d'arte sceglierà appunto un nick che aveva sui social, che è Dito nella Piaga, scritto tutto attaccato perché appunto era il nome del suo account. Allora, lei è molto eclettica come personalità, si riconosce nella scena urban, ha fatto tante serate nei locali di Roma e quindi ha incontrato le sonorità acide, anche una parte più romantica, le piacciono il jazz, il soul, il new soul. Insomma, nel 2019, Dito nella Piaga, Margherita, pubblica il suo primo singolo che si intitola Parli. Nell'ottobre del 2020 fa l'esordio con la Dischi Belli BMG Italy per Un'ora d'amore. E se vi ricorda i Mattia Bazar, esatto, è quella canzone lì, per Un'ora d'amore dei Mattia Bazar, che tra l'altro è stata di recente inserita nella colonna sonora del film Anni da cane, se volete vederlo su Prime Video. Dicembre 2020 esce il primo singolo di Dito nella Piaga, Morfina, scritto col PH. Febbraio 2021, Spreco di potenziale, un brano intimo. E insomma, va avanti, le sue musiche, le sue parole sono dentro In Note di Viaggio, il film, documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini. Arriviamo quindi al 23 aprile, data di uscita del suo primo EP, Morsi, a cui segue pochi mesi dopo Morsi Remix. Poi lei inizia a fare concerti e siamo all'autunno scorso, 2021. Dito nella Piaga è stata scelta da Amazon Music per essere inserita seconda artista femminile italiana in Breakthrough, è il programma che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti. E poi nel 2022 è stata invece selezionata da Up Next di Apple Music, anche in questo caso valorizza le nuove promesse della musica. Per esempio era stata scelta Billie Eilish, quindi insomma veramente un bel riconoscimento per Dito nella Piaga. 24 novembre, nuovo singolo Non ti perdo mai, scritto con Fulminacci. Adesso Festival di Sanremo, Chimica con Donatella Rettore, e appena uscito Camouflage, il nuovo album di Dito nella Piaga che non nasconde ma svela. Questo per raccontarvi chi è Dito nella Piaga. Ciao a tutti, a domani o a lunedì, forse a lunedì, vediamo.